Rosa Barone, oggi la Giunta si trasferisce a Foggia e la dimostrazione comunque che si sta cercando di far capire a Emiliano e alla stessa Giunta di quelle che sono le necessità di questo territorio. La cosa che è venuta fuori, che sta emergendo, è quella che gli stessi sostenitori di Emiliano stanno criticando come sta andando la storia. Certo, perché è chiaro, c'è un grosso disagio dovuto a una ridottissima quantità di sostegno, di soldi, insomma, che arrivano col patto del sud. Considerate soltanto 33 milioni per la provincia di Foggia, che conta circa 670 mila abitanti. Bari città avrà qualcosa come 441 milioni con il doppio degli abitanti, quindi chiaramente questo è il disagio. La BAT non avrà nulla, cioè ci sono delle zone della Puglia totalmente abbandonate o comunque dove i soldi o un aiuto finanziario, soprattutto per le strutture, per le infrastrutture, risulta essere ridotto all'anternino, il che è chiaramente molto grave e non va accettato. Ovviamente le critiche ci saranno, però Emiliano ha detto che ancora non è stato firmato nulla, però è chiaro che il dado è tratto e c'è solo da sistemare un po'. Come vi ponete voi come 5 Stelle? Allora, non sarà stato firmato nulla, ma la delibera è stata fatta a tutti gli effetti, quindi di fretta e di furia, perché venne Renzi e stava a Bari, quindi lui, per non fare brutta figura, convocò una giunta volante e fece questa delibera. Chiaramente noi siamo fortemente contrari, ma perché non c'è equità nella distribuzione dei soldi pubblici, poi per di più, o comunque che arrivano per tutta la Puglia, quindi chiaramente andremo fortemente in contrasto e andremo in qualche modo a dare una proposta alternativa, sperando che si possa ancora modificare il patto stesso.